Applauso dell'aula di Palazzo Madama al discorso di Oscar Luigi Scalfaro, con il suo ricordare in particolare i senatori eletti all'estero. E ecco un intervento fuori programma, la voce che potete forse sentire di protesta è quella di Marco Pannella dalle tribune del pubblico. Le persone che nella tribuna non hanno alcun diritto di parlare devono essere messe fuori se non rispettano questa assoluta disposizione. La si faccia eleggere, con molti auguri per la prossima volta. L'ordine del giorno reca. La protesta di Marco Pannella è riferita, l'avete visto anche all'esterno con il collegamento del collega Carlo Cianetti, a una protesta del suo partito, La Rosa nel Pugno, e ritiene di essere stata sottratta di alcuni seggi qui al Senato per un'errata interpretazione della legge elettorale. Naturalmente saranno gli organismi deputati a questo, vale a dire la Giunta per le elezioni del Senato, a stabilire chi ha ragione. In questo momento cercano i funzionari del Senato di accompagnare fuori Marco Pannella. Il presidente Scalfaro invita a tornare ai lavori l'aula e potete ascoltare anche voi le sue parole. Nel rispetto dell'assemblea che rappresenta il popolo italiano, altrimenti mi rincresce, ma sono costretto a invitarla a uscire. Si accomodi il personale pregato di adempiere alle disposizioni del Presidente. Si accomodi, verrà la prossima inaugurazione della 16ª legislatura. Con molti auguri. L'invito del Presidente Scalfaro a uscire non è accolto da Marco Pannella. Ecco, in questo momento prende la strada per l'uscita. E dopo questo fuori programma, Giambroni, Butti, Filippi e Rubinato, che risultano essere...